museo è aperto dall'ottobre del 1997 e da allora ospita una parte della collezione di sculture classiche dei musei capitolini. Lo spazio espositivo è stato ottenuto restaurando la splendida struttura della centrale elettrica Monte Martini, che ha fornito la luce a Roma dal 1912 fino agli anni 60. Archeologia classica e archeologia industriale. Le statue e i reperti sono inseriti tra le enormi macchine industriali in una misteriosa armonia di contrasti. Sono invecchiate in fretta queste enormi macchine di metallo grigio che ci appaiono oggi come scheletri di dinosauri. Sono la memoria del nostro passato recente, ma già testimonianza del sogno tecnologico dell'uomo. Altre macchine hanno sostituito queste caldaie, queste turbine e questi motori diesel, così come sono diversi i miti che si aggirano tra di noi. Ma qui ritroviamo il segno di passioni, di creatività e di ingegno che non tramonteranno mai. Nella religiosità romana, esseri divini erano presenti in tutto l'universo, nei fenomeni atmosferici e in ogni atto della vita individuale, familiare, sociale e politica. I romani subirono l'influenza della cultura greca tramite gli Etruschi e la Magna Grecia, fino ad importare l'intero Olimpo. Così Zeus divenne Giove, Ares Marte, Era Giunone. Nel mondo antico i templi erano il luogo dove uomini, dei e miti si incontravano, come ci raccontano le figure del timpano del tempio di Apollo Sosiano, che prende il nome da Sosio, un ricco romano che per ringraziarsi l'imperatore Augusto finanziò la ricostruzione e il trasporto del monumento dalla Grecia a Roma. Su questo timpano è rappresentata una battaglia tra greci ed amazzoni. Ippolita, la regina delle Amazzoni, è qui inseguita da Eracle, che per volontà del re di Micene le strappa la cintura regale. Si tratta della nona delle 12 fatiche che Eracle deve compiere per ordine dell'oracolo di Delfi, l'aver ucciso in un momento di follia la moglie e i figli. Tanto parlato come in questa fine millennio di donne amazzoni. Sono le donne che costruiranno il secolo a venire, ma questa che abbiamo davanti è la rappresentazione del volto di una vera amazzone, il mito che ha creato il concetto. Per la suggestiva leggenda erano un popolo di donne guerriere, forti, potenti, spietate, che lasciavano in vita solo le figlie femmine e arrivavano, per essere imbattibili nel tiro con l'arco, ad amputarsi la mammella destra e nutrire le future guerriere con la sinistra. Quinta moglie dell'imperatore Claudio, dedicò tutta l'energia del suo carattere, incline agli intrighi, ad assicurare l'ascesa del figlio Nerone. Riuscì ad eliminare tutti i sostenitori di Britannico, figlio di primo letto dell'imperatore Claudio, e a fargli adottare Nerone. Non rimaneva che eliminare l'imperatore, e Agrippina lo fece avvelenandolo con un piatto di funghi. Così Nerone, a soli 17 anni, salì sul trono.
sempre Agrippina a governare, mentre Fenio si dedicava alla musica e alla poesia. Agrippina divenne talmente potente da disturbare i disegni dell'ambizioso precettore di Nerone, il filosofo Seneca, che plagiò Nerone a tal punto da chiedergli la vita della madre in cambio per il bene del paese. Questa rappresentazione di Agrippina Orante è in basanite, una rara e preziosa pietra nero-verdastra proveniente dal deserto egizio. Si ispira ad un modello greco del IV secolo a.C., quando le donne di altissimo rango o le sacerdotesse del culto imperiale venivano rappresentate come austere matrone. Antino era un giovane di straordinaria bellezza, che conosciamo come il favorito dell'imperatore Adriano. Antino muore annegandosi nel Nilo per esorcizzare un presagio di morte che aveva colpito il suo imperatore. O forse nel momento in cui sta di perdere l'incanto della bellezza che tanto lo aveva reso perfetto agli occhi del suo maestro. Per questo suo sacrificio fu innalzato al rango degli dei e ritratto dagli artisti più famosi. Corpo di Venere Esquilina è acerbo e sensuale. L'acqua è l'elemento ricorrente nella storia di Venere. È nata dalla schiuma delle onde marine o da una conchiglia, ma sicuramente è stata generata dai genitali di Urano, gettati in mare da suo figlio Crono che l'ha virato. La mano di Venere nell'atto di acconciarsi i capelli. Non ha più le braccia, l'opera si impregna così di patetico. Gli dei hanno l'aria di martiri quando sono mutilati, come in questa bella rappresentazione rinvenuta nel 1874 e risalente al primo secolo d.C. A volte l'erosione degli elementi, unita alla brutalità degli uomini, creano delle parvenze uniche, fuori da ogni scuola e ogni tempo.
Questo torso di combattente è stato ritrovato nel 1887 a Roma, nella zona dell'antico Circo Flaminio. È la copia di un originale ellenistico di scuola pergamena e raffigura l'eroe greco Achille. Un tempo la statua sorreggeva l'eroina amazzone Pentesilea. Achille e Pentesilea sono nemici e combattono una guerra infinita. Lei è una guerriera indomita, uccide molti greci e sembra imbattibile. Solo Achille riesce a trafiggerla con una lancia e la uccide. Ma quando vede il suo corpo esanime, se ne innamora perdutamente e la ama mentre spira tra le sue braccia. Nelle memorie di Adriano, di Margherita Yourcenar, l'imperatore dice: sono come i nostri scultori, l'umano mi appaga, ritrovo tutto, persino l'eternità. Queste immagini le volevo enormi, come un volto visto da vicino, alte e solenni, come le visioni di un incubo pesante, come il ricordo che mi perseguita. Il tempo, come direbbe James Jones, dirige i ricordi come un direttore d'orchestra dirige i suoi orchestrali. E sono ricordi queste statue, e sono ricordi queste macchine.